assicurare che noi che lo stiamo facendo dai banchetti da settimane, vi posso assicurare che ci sono dei risultati allucinanti, veramente di gente che prende consapevolezza. E quindi che cosa fate voi? Glielo fate compilare e gli dite voi come avreste votato in questa legge, per esempio, che ne so, sul lavoro, sugli incentivi a chi assume, sull'IRAP, l'esenzione per chi assume 5 giovani, poi lo stop al condono per le slot machine, e loro mettono la loro risposta qua. Loro mettono la risposta qua, poi voi gli aprite questo foglio, glielo aprite e gli dite quello che hanno votato, PD e PDL. E loro rimarranno scioccati perché non cambiano mai, cioè è uguale, non hanno mai votato in modo diverso. Poi gli fate vedere come vota il Movimento 5 Stelle e loro capiscono che ci sono finalmente i cittadini che li rappresentano all'interno delle istituzioni, perché votano come voterebbero loro. E questo veramente li riempie di gioia, perché veramente pensano, iniziano a riflettere. Allora vi lascio con questo compito che vi assegno con grandissima umiltà, non con arie di nessuno, con una semplice cittadina molto stanca che ancora ci crede e ci crederà sempre che esiste un rinnovamento politico e culturale anche per questo paese e anche e soprattutto per questa bellissima terra che calpestiamo. Grazie.